Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentarvi la quarta edizione del Festival Internazionale dei Templari. E a parlarcene ci sono le due menti malate che l'hanno ideato. Malate era una battuta, spero che lo capiate. E che sono Gian Piero Aloisio, che è il direttore artistico, e Simonetta Cerini, che è il direttore scientifico. E spero di avervi presentato nel modo giusto. E quindi io non perdo altro tempo e lascio subito a voi la parola perché ci illustriate le grandi novità di quest'anno. Prego, a voi. Grazie, grazie Maurizio, grazie per questo appuntamento che ci riservi ogni anno e ci fa molto piacere anticipare appunto con Italia Medievale la presentazione di questo festival prodotto effettivamente dalle nostre due menti malate. Ecco, quest'anno abbiamo deciso di dedicare il festival a un tema inusuale per i templari e che è appunto le donne del tempio. Ecco, il festival si svolgerà in 2 giorni, e cioè il venerdì 5 luglio e sabato 6 luglio, e saremo ad Alessandria, come tutti gli anni. Saremo in piazza Santa Maria di Castello, nella bellissima piazza medievale di Santa Maria di Castello, e poi avremo anche un appuntamento pomeridiano a Palazzo Cuttica, il sabato pomeriggio. Ecco, questo è, diciamo, il contenitore. Avremo, quindi la prima serata sarà dedicata proprio al tema delle sorores del Tempio, perché infatti una delle domande che tanti si pongono è: ma sono veramente esistite delle suore templari? Ecco, i templari ovviamente erano un ordine religioso, ma avevano un ramo femminile e quindi a questa domanda risponderemo con molti argomenti, soprattutto nuovi, frutto delle nuove ricerche di Ellen Nicholson, anche le mie, di Jochen Schenk, di Valeria Lagnès. Insomma, ci sono tante persone che si sono dedicate a questo argomento specifico. E con noi saranno, mentre la seconda serata, quindi il sabato 6 luglio dalle 21 sempre alle 23, dedicheremo maggiore attenzione al tema di Maria e i Templari, e cioè le figure femminili, Maria e altre sante, le figure femminili che i Templari hanno scelto come, diciamo, contrappeso, come in parte anche sostituzione della dama rispetto al cavaliere, quindi, e quindi della figura femminile comunque idealizzata o della figura femminile madre a cui fa riferimento. E anche qui avremo tante novità. Ecco, Volevi volevo un passarmi la piccolo, palla? sì, Beh, esatto, allora, prima di parlare dei protagonisti, diciamo, di queste. l'argomento è quello delle sorores, è quello di Maria e dei Templari, e per qualche misterioso motivo ci siamo collegati al vecchio gruppo che frequentavo quando ero ragazzino, quando ho iniziato a fare il cantautore, anzi il frontman di una band di rock progressive, che erano i musicisti di Francesco Guccini, perché per 4 anni aprivo i concerti di Francesco Guccini con la mia band, e quindi Juan Carlos Biondini, Antonio Marangolo, due musicisti storici del maestrone, come lo chiamavamo e lo chiamiamo tuttora, fanno parte di questa novità. C'è anche Guccini, tra l'altro, in video.
che farò un ricordo di Umberto Eco, perché Alessandria è la città di Umberto Eco. Perché c'è stata questa reunion? Perché in realtà quest'anno avevamo fatto uno spettacolo che si chiamava Signora Libertà, si chiama tuttora Signora Libertà, e quindi soprattutto da parte di Juan Carlos Biondini abbiamo ci ha reso edotti su una serie di canzoni e di modi di intendere la figura dell'uomo e della donna relativamente al tango argentino e quindi alla canzone popolare sudamericana. E quindi c'è questo accostamento di storie di donna raccontate da uomini dentro le relazioni che sono praticamente tutte scientifiche, che sono tutte femminili. E poi c'è anche Elisabetta Gagliardi che canterà delle canzoni. Quindi il tema è la donna, trattato da vari punti di vista anche musicali. E quindi ci prestiamo come sempre, ma noi non siamo che i valletti delle signore, ma il Festival dei Templari è fatto così, cioè la parte artistica è di supporto e di completamento, di accostamento emotivo, cioè migliora un po', diciamo, la percezione emotiva di argomenti che vengono trattati però dalla parte scientifica, e quindi noi siamo i boys, ecco, quest'anno delle relatrici. Probabilmente danzeremo, è facile. E ci sono, a proposito di danze, ci sono anche processioni, cerimonie, evochiamo cerimonie con abiti templari, cioè è un po' pop il nostro cavaliere medievale, invece della lancia, la chitarra elettrica, precisamente una Fender Stratocaster, quella che usava Hendrix, e quindi quello è, cioè quello, noi restiamo pop, e quindi abbiamo l'aspetto della ricostruzione storica con Amancio, Templi Parnensis, con Custodes Viarum, abbiamo il fatto della musica, abbiamo il fatto della canzone, della musica tout court, e c'è anche un coro allievi. Ci sono delle realtà effettivamente alessandrine che crescono Sì, intorno a e questo alcune sono festival. proprio nate, Sì. abbiamo battezzato per esempio due realtà alessandrine, sono da una parte i Custodes Viarum, diciamo coordinati da Walter Siccardi, che sono nati proprio con la nostra scorsa edizione e la scorsa edizione ha dato na la nascita anche a questo coro alessandrino diretto da Maria Rita Ferraris, corallievi. Ma a proposito della processione evocata prima, in realtà ci sarà una novità che unisce appunto i due mondi, e cioè nel corso di questa processione, che sarà seguita quindi dai nostri amici dell'Amancio Templi Parmensis 1275, che ormai con cui collaboriamo ormai da molto tempo, loro ci porteranno in processione insieme con François Gillet e Valérie Lagnès una chiave, ecco, la chiave templare della commenda di Avaleur, e che tra l'altro è uno degli 8 oggetti che con Franco Cardini avevamo studiato, avevamo inserito nel nostro libro Storia dei Templari in 8 oggetti. Adesso non so se riesco, perché a farvela vedere, non so se riesco così, ecco, vista, un pochino più alta, ecco, perfetto. Ecco, questa chiave quindi da Avaleur arriverà ad Alessandria e quindi sarà poi portata e mostrata a tutto il pubblico che ci raggiungerà e quindi costituirà un po' la chiave d'ingresso per entrare in questo mondo femminile del tempio, legato al tempio. Una grande protagonista di questo festival sarà, e sono molto felice che abbia accettato di partecipare, di mettersi in gioco, Maria Giuseppina Muzzarelli dell'Università di Bologna, allora, che senz'altro tutti voi conoscerete e che ci darà il suo fondamentale apporto a proposito proprio della figura della donna, della donna che nutre, la donna che si veste, come si veste, il capo scoperto, coperto, e anche il pane, l'acqua, cioè gli elementi del cibo,
per esempio legati proprio alla figura femminile, elementi che poi rientrano, come vedremo, anche nella musica, ad esempio, elementi comunque che sono legati al mondo femminile e anche alle sorores del Tempio. E in particolare, ecco, Maria Giuseppina Muzzarelli poi affronterà anche per noi il tema di Eva, Maria e la serpenta. Ecco, questa figura particolare di donna serpente, perché proprio il tema naturalmente della tentazione di Eva e di Maria, questa dialettica interna alla figura della donna, avrà questa novità. Tra l'altro, un serpente particolare è anche illustrato all'interno dei dipinti templari, infatti c'è un serpente, il serpente a due teste, l'anfesibena, che poi Francesco Guccini nomina appunto nell'Ultima Thule. Quindi abbiamo un'anfesibena templare che ci ricollega anche a questo mondo. E per quello che riguarda poi l'aspetto quindi particolare che poi evocheremo, ci sarà anche l'immagine della Lactatio Virginis. E cioè relativa a un miracolo di San Bernardo, nel quale ecco, si vede che Maria lo allatta, ecco, la Madonna allatta San Bernardo. Ora questa figura appunto, dell'allattamento la ritroviamo da una parte in una immagine templare, in una pala d'altare dei Templari, della Chiesa Templare di Maiorca, e attualmente ancora custodito lì in questo museo, nel Museo di Maiorca, ma lo ritroviamo anche nell'abbazia cistercense di Rivalta Scrivia nell'Alessandrino. E così ci parlerà di questa icona molto particolare, molto rara, di questa immagine. Ce ne parlerà anche Don Stefano Tessaglia dell'Università del Piemonte Orientale, che peraltro dà il patrocinio appunto alla nostra manifestazione. E abbiamo poi un'altra grande protagonista, sono veramente molto contenta e onorata che abbia accettato anche lei purtroppo non di venire, non verrà di persona, ma ha voluto proprio essere con noi in collegamento da remoto, oltre a fornirci alcuni video che appunto trasmetteremo, e sto parlando di Dacia Maraini, che quindi la grandissima scrittrice, direi la più grande scrittrice vivente italiana in questo momento, che alle donne ovviamente ha dedicato veramente tanto, e che ci ha regalato, infatti noi l'abbiamo chiamata a regalarci anche aspetta, ecco, facevo riferimento a questo libro in particolare, Chiara di Assisi, e lì abbiamo trovato il contatto, il collegamento con il nostro festival. Dacia Maraini poi ci parlerà anche di altro, ma di Chiara di Assisi rievocherà in particolare il sogno di Chiara, in cui questa volta Chiara sogna di essere stata allattata da San Francesco. Ecco, quindi abbiamo questo aspetto materno attribuito in questo caso a Francesco, e che comunque caratterizza anche un po' tutto il nostro incontro. E per quello, ecco, Dacia Maraini sarà con noi in collegamento il pomeriggio. Il pomeriggio del sabato faremo appunto queste, appunto per avere un ambiente più raccolto, è più facile, diciamo, speriamo, collegarsi da remoto all'interno comunque di una sala attrezzata piuttosto che in una piazza d'estate la sera. E in quell'occasione presenteremo anche il libro Tutte le perle del mondo di Maria Giuseppina Muzzarelli, scritto in collaborazione con Luca Molà e Giorgio Riello, e anche il suo A capo coperto, Storie di donne e di veli. E in entrambi i casi avremo tutti i riferimenti anche al tema che noi tratteremo durante ovviamente le serate.
Ci sarà ancora un altro momento dedicato invece alla Templar Salute European Federation, di cui facciamo parte, proprio perché Valeria Lanies, che ha partecipato alla fondazione di questa associazione, sarà con noi ed è l'attuale vice segretaria, e François Gillet, che suo marito, che sono stati entrambi i proprietari della Commenda di Avaleur, ci parlerà anche di un donato di Hugues de Payens, il fondatore dell'Ordine del Tempio, quando nella sua prima parte, diciamo, della vita, quando era a Gerusalemme e quando proprio all'inizio, alla fondazione, ecco, del Tempio, dell'Ordine. Ho dimenticato qualcheduno, senz'altro. Ecco, sì, una cosa che volevo ricordare è che invitiamo poi tutti la domenica, in particolare, sia ad andare al castello di Piovera, al vicino castello medievale di Piovera, che alle 11 proprio offre, cioè, organizza, diciamo, una visita guidata su prenotazione, e al tempo stesso è anche attualmente in corso, e lo dico perché si collega per tanti aspetti anche al nostro festival, è in corso la mostra Alessandria Preziosa, che la domenica sarà aperta, quindi anche questa si può, si potrà poi visitare. Questa mostra anche ha vari collegamenti ovviamente con i temi del nostro festival. Consigliamo quest'anno la prenotazione, e cioè il nostro evento è presente su Eventbrite, e quindi poi c'è un codice QR che poi si può, a cui si può accedere per potersi prenotare. Naturalmente l'ingresso è assolutamente libero e gratuito. E una piccola novità di quest'anno, che le relatrici saranno supportate anche da sottofondi musicali in diretta, perché Elisabetta Gagliardi, che insegna al Conservatorio di Milano, oltre a cantare alcune canzoni, accompagnerà Simonetta e altre con delle parti musicali un po' improvvisate al momento. Andremo dietro, cercheremo di interagire anche fisicamente mentre parlano, cosa che non abbiamo fatto gli altri anni, eravamo abbastanza separati. Poi, importante, secondo me, sempre l'aspetto divertente della questione, nel senso che il mio compito è anche quello di. Quindi, in questo tema, Mariano non può mancare, Madonnina dei Dolori di Giorgio Gaber e Sandro Luforini. Madonnina dei dolori, quali dolori avete voi? Anch'io sono pieno di dolore, adesso vi racconti i miei, e questo è l'incipit. E poi abbiamo scoperto un preziosissimo reperto, un reperto, Ah, una sì, questo. corrispondenza fra il conte di Champagne e Pinuzzo da Ovada, marchese del Monferrato. Entrambi erano innamorati di una donna che non gli corrispondeva. Ognuno di una donna diversa, però non della stessa. E per curare queste delusioni d'amore, sappiamo che il conte di Champagne beveva lo champagne, appunto, e Pinuzzo da Ovada, marchese all'eramico, beveva il Barbera. E quindi c'è questo prezioso reperto che curiosamente si chiama Barbera e Champagne. Questo è molto strano. È molto strano come certe ricorrenze, no? A volte è incredibile. Questo fa parte anche di un filo sotterraneo, esoterico, che lega gli artisti, i periodi. Esatto, che ci conduce fino a Cardiff, perché a Cardiff, di Cardiff è, come professore emerito, la professoressa Ellen Nicholson. E quindi anche Ellen Nicholson, che non potrà essere presente proprio con noi, però ci ha regalato vari video dedicati proprio a questo tema, che lei ha studiato moltissimo anche rispetto delle donne templari, che ha studiato moltissimo anche rispetto agli altri ordini religiosi, in particolare l'ordine degli ospitalieri, cioè oggi Ordine di Malta. E quindi abbiamo anche il suo preziosissimo apporto scientifico.
Ecco, come sempre, quando si dice il video, non sono video preesistenti, sono video con novità scientifiche costruiti e realizzati apposta per il Festival Internazionale dei Templari. Per cui adesso in realtà noi dalla prima edizione a questa abbiamo cominciato a raccogliere una certa quantità di materiale importante che dovremo trovare anche il modo prima o poi di pubblicare con una qualche ratio, che al momento ci sfugge, devo dire, ma presto ci Esatto, arriverà sì, l'intuizione. abbiamo avuto anche tantissimi contributi anche nel corso di questi anni di Franco Cardini, Alessandro Barbero, André Boucher, André Vaucher, Philippe Benjamin Kedara. Jonsara, Benjamin Kedar, Gianluca Potestà, cioè tantissime persone che già hanno lavorato e ci hanno offerto proprio i risultati ultimi delle loro ricerche, come diceva giustamente Giampiero, e quindi speriamo presto di riuscire a trovare una formula in cui riproporre o proporre per la prima volta alcuni loro interventi. Potrebbe essere una sorta di podcast templare in cui a puntate si pubblica, anche per lasciare un punto di riferimento del festival, no? Un presidio raggiungibile da tutta Italia, ad esempio. Ecco, perché Alessandria non è che sia caput mundi, però effettivamente se noi dessimo la possibilità a molti di accedere a queste informazioni e al lavoro fatto, senza tradire l'aspetto storico-artistico, per cui in un podcast si potrebbe ogni tanto inserire qualche elemento, no? Però sarebbe l'occasione di pubblicare l'immensa mole a questo punto di materiale che abbiamo accumulato. Ecco qua. E quindi venite, mi raccomando. Intervenite Intervenite numerosi! numerosi. E mi raccomando. Festival Internazionale dei Templari è sostenuto dal Comune di Alessandria, come dalla sua prima edizione. Insieme al Comune, al patrocinio appunto dell'Università del Piemonte Orientale, e si svolge anche grazie alla collaborazione della diocesi di Alessandria, di Culturale e anche di Alexala, che è il portale appunto turistico della provincia di Alessandria. Inoltre facciamo parte della Templars Youth European Federation e senz'altro dobbiamo ringraziare la comunità di San Benedetto al Porto, la casa di quartiere di Alessandria, il Libraccio, il Chiostro, Hostel and Hotel, l'Hotel Ali Due Boe Rossi, il Palazzo del Monferrato e il Castello di Piovera. No, non dovete neanche dubitare di questo perché avete già avuto tre edizioni affollatissime, quindi la Sì. riprova che il festival è già entrato nel cuore e nell'animo di tutti gli appassionati dell'argomento e non solo, perché con la commissione che voi avete inventato di unire spettacolo e scientificità degli interventi, riuscite anche a mettere insieme un pubblico alquanto composito. Sì, infatti noi abbiamo un pubblico popolare, abbiamo anche delle famiglie in questa piazza meravigliosa e diciamo che noi siamo popular chic, ecco, potremmo definirci così, non radical chic, ma popular chic, però molto chic. Bene, allora ricordo le date che sono il 5 e 6 luglio ad Alessandria. Ma ovviamente basta che cercate Festival dei Templari, c'è una pagina Facebook aggiornatissima e lì trovate tutte le informazioni anche per prenotarvi. Io ringrazio tantissimo Simonetta Cervini, Giampiero Aloisio che ce ne hanno parlato. Spero di riuscire a venire, ma non ne sono ancora sicuro, ma se ne fosse ci vedremo sicuramente in quel d'Alessandria. Grazie, Grazie mentre Maurizio. Io ho lasciato ancora in sospeso un'ultima sorpresa, perché ci sarà, ma la lasciamo nascosta, così chi arriverà troverà un'altra sorpresa di cui non parliamo. bravi, bravi, Non la so creiamo nemmeno la io, suspense. non la so neanche io al momento, quindi è veramente una Bene, sorpresa. grazie. A tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le video presentazioni realizzate finora.
Quindi grazie davvero e alla prossima. Grazie Maurizio, grazie Italia Medievale, alla prossima. Ciao.